Ciao ragazzi, bentornati su Italian Bartender. Oggi vi facciamo vedere un Tommy's Margherita coi fiocchi. Partiamo innanzitutto raffreddando il bicchiere. Mettiamo un po' di ghiaccio mentre prepariamo il nostro Tommy's. Anche qui una parte di ghiaccio nello shaker e siamo pronti. Prendiamo del tequila, in questo caso utilizzo arette, 45 ml all'incirca, poco più, poco meno. Come ben sapete, il Tommy's Margherita si distingue dal classico Tommy's in quanto un po' più dolce, e infatti aggiungiamo il spoon di agave. In questo caso ho utilizzato della erradura. Quello che distingue il Tommy's, o meglio i Margherita, è sicuramente il lime, 15 ml anche qui. Una bella mescolata, lo shaker è quasi arrivato a temperatura. Cambiamo il ghiaccio e siamo pronti per un po' di musica. Versiamo il drink. Nel frattempo, visto che qua utilizziamo la scaglia, prepariamo il nostro ice block, o in spagnolo cubo di hielo. Un bel double strain per togliere magari le impurità rimaste. E per finire guarniamo il drink con un bel peel di lime. E il drink è pronto. Salute ragazzi! Bentornati ragazzi, dopo aver visto la parte operativa del Tommy's Margherita, ora vi diamo un paio di nozioni su che cos'è il Tommy's. Il Tommy's appartiene alla famiglia dei Margherita, è un drink abbastanza recente, nasce all'incirca nel 1990 dall'idea di questo messicano trasferitosi negli Stati Uniti a San Francisco, che lavorando nel ristorante di famiglia, appunto il Tommy's Restaurant, decide di modificare la classica ricetta del Margherita, sostituendo il triple sec o Contreau con dello sciroppo d'agave e rendendolo molto più morbido, molto più facile per tutti. L'idea ebbe subito un gran successo e nel 2006 entra a far parte dei cocktail IBA. Oggi, tuttora, il suo ristorante è ancora attivo e vanta il maggior numero di etichette di tequila in tutti gli Stati Uniti. Vi ringrazio per averci seguito, vi consiglio di iscrivervi sul canale di Italian Bartender e per l'articolo intero vi mando sul blog. Ciao, grazie!